Buonasera amici sportivi, terzo appuntamento stagionale con Goleada. Come ogni mercoledì sera vi aggiorniamo un po' su quello che sta accadendo riguardante il calcio dilettantistico. Stasera un focus maggiore sui campionati che vanno dalla prima alla terza categoria. Abbiamo due ospiti rappresentanti di una squadra di seconda quest'anno, il Real Castellalto. Vado subito a presentarvi l'allenatore tecnico Domenico Rocci. Buonasera Buonasera, Angelo, benvenuto, buonasera a diciamo. tutti i telespettatori. Eri stato qui a celebrare la Sì, vittoria del di qualche campionato anno di fa, di qualche anno seconda fa categoria. e oggi, insomma, con grande piacere ci sei tornato a trovare. A tuo fianco un tuo calciatore, ragazzo esperto, un difensore, Matteo Olivieri. Buonasera, benvenuto anche a te, Matteo. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie di essere qui. Inizio importante e poi grazie ancora di più perché venite dopo una sconfitta. In questo mondo c'è chi vuole parlare dopo le vittorie, Non si ama meglio. parlare soprattutto a celebrare le vittorie, ma è ancora più lodevole da parte vostra, insomma, essere venuti qua dopo una domenica storta, Un no? po' la domenica storta. Punto positivo per ripartire, quindi per far vedere insomma che l'umore della squadra e della società è alto. Ma è giusto anche che sia così perché l'inizio comunque era stato importantissimo. Le prime tre Sì. giornate aveva totalizzato 7 punti, se Sette non mi punti sbaglio. contro avversari importanti, Campli, Cologna, che sono delle squadre che ambiscono ai primissimi posti. Siamo soddisfatti. Una battuta d'arresto succede. Meno male, ecco, all'inizio. Speriamo che sia poi di buon auspicio per tutto il campionato. Allora, Matteo, poi dopo vediamo il quadro dei risultati e andiamo a fare subito una incursione telefonica con un protagonista della domenica, perché poi voi giocate sui campi, allenate, ma tanti ragazzi, anche voi credo, Sì, vi divertiate con la goleadina. È ormai da qualche stagione, da quando abbiamo iniziato questo simpatico concorso, che ci provate, no? A fare il bottino pieno. Per la prima volta un ragazzo che voi conoscete, Loris Reginelli, come è riuscito a centrare 8 su 8, quindi sarà con grande piacere che lo raggiungeremo telefonicamente tra pochissimo. Quindi vedremo, no? Ci svelerà il il segreto di segreto, no? questo. Anche perché ci dicevi che un suo amico ha Sì, vinto la sì. settimana scorsa, quindi ci devono spiegare adesso o tramano, ecco, abbiamo trovato coloro che muovono un Per po' tutte le questa pedine. goleadina che croce e delizia con gli amici, con gli avversari, quindi è bello perché ecco, accende la partita già dalla metà settimana. Esatto. Poi non è stata nemmeno una domenica facile, non No, era una domenica più agevole, beh, è assolutamente. riuscita una grande impresa. Matteo, un Sì. saluto veloce, anche tu sei protagonista di questa stagione da tanti anni, da qualche anno, Sì, tu da sei qualche. storico, Sì, insomma, giocato a abbastanza. Bellante, insomma, Castellalto, quando si Castellalto, chiamava Torrese, sì. Torrese, però insomma da qualche stagione dai una mano alla Sì, truppa guidata dal mister. sono più anni che ormai sto con Domenico, con il mister, quindi cioè, ci si sta bene. Poi io sono di Villa Torre, quindi Non il devi comune di nemmeno Castellalto, sì, siamo un gruppo ormai collaudato. consolidato, Adesso col sì. sintetico. Col sintetico è tutta un'altra storia. Perfetto, con le luci piene sarebbe il Il top. massimo, però ci accontentiamo un passo alla Va volta. benissimo, va benissimo. Allora, Gianluca, Jetson regia, già vedo collegato. Eccolo qui, lo andiamo subito a salutare l'eroe della domenica. Hai preso traversa, Loris, in campo, ma hai fatto il gol più importante. Ti saluto con una battuta. Buonasera, 8 su 8. Sì. benvenuto 8 su 8, sì, innanzitutto. buonasera a voi. Loris Reginelli, dicevo in apertura, hai centrato per la prima volta nella storia di questo programma, credo che sia la quarta stagione che andiamo con la goleadina, Sì. quindi sono sicuramente più di 100, diciamo la 120esima goleadina. Se per la prima volta hai totalizzato 8, quindi è come aver fatto 6 al Superenalotto, diciamo così. Al Superenalotto, o meglio. Sì, ancora meglio, è chiaro che la vincita diciamo, è la cena, ti devi accontentare della cena, che però Sì, ci accontentiamo. te la sei meritata ampiamente. Dici un po', poi mi diceva, c'è qua ospite in studio Domenico Rocci. Grande mister, salutalo, un Ciao abbraccio. Loris,
che ci siamo messi d'accordo per la sconfitta nostra. Ecco, spiegaci un po', hai dato la sconfitta, in pochi pronosticavano la caduta del Real Castellalto in terra adriana con la Trans. Tu come mai? Ho avuto un paio di dritte da parte di giocatori e troppi compagni di squadra. Avevi previsto anche il pareggio del Nereto a Campli, che era andato sul 3-0. Esatto. Eh sì, lì devo dire un grazie al mio amico e dirigente Daniele Caranci, che quest'anno fa parte della dirigenza della Valle del Vomano, e anche lì mi ha aiutato lui. Ah, vedi, le conoscenze, poi dopo, anche perché la settimana scorsa ha vinto un tuo amico, Manuel Matani, no? Sì, Manuel Matani. Quindi sì, siete tutti di voi, lo fanno, il concorso lo fanno in centinaia di ragazzi da tutta la provincia, ma poi dopo, insomma, siete voi che... Hanno il monopolio. Avete il monopolio, guidate un po' il drappello. Sembra fatto apposta, sì sì. L'unico che non vince è il mio omonimo Domenico Rocci. Solo lui, finché vengono gli altri va bene. Senti, dici un po', vi divertite, no? Un simpatico gioco, sei riuscito? Ti piace ci perché? Riproverò, dico, sinceramente è stata la mia prima sconfitta fatta sulla gradina, visto la vittoria di nuovo del Matani, sì, non potevo non provarci. Al primo tentativo, esatto, qui i Manini direbbero... La fortuna del principiante. La fortuna del principiante, esatto. Ti devi confermare adesso, Loris. Non sapevo che fosse la prima, insomma, la prima volta. La mia prima schedina alla Coladina, sì. Alla grandissima. E dici un po', la stagione come è iniziata? Tu sei anche un calciatore, giochi con la Valle del Vomano quest'anno in terza. Bella vittoria, quindi domenica piena, no, per te? Sì, grandissima vittoria. Poi gli obiettivi quest'anno sono importanti. Devo appunto ringraziare anche tutta la squadra, che senza di loro non potevo appunto fare questo filotto 8 su 8. E niente, poi un grande ringraziamento volevo farlo anche al mio direttore sportivo Davide Di Gianluca, che dopo anni e anni di schedine insieme mi ha permesso di appunto di fare questa bella vincita. Vabbè, sicuramente starà vedendo la trasmissione, se non la vede glielo facciamo avere questo tuo bel messaggio, questa tua dedica, chiamiamola così, simpatica. Noi ti ringraziamo, Loris, quindi avrai modo di andare a gustarti questa fantastica cena a Madre Natura, però riprovaci, perché adesso vogliamo vedere se... Ma come no, ci riproverò, come no, sicuramente. Vediamo. I festeggiamenti saranno lunghi, in quella cena. Dici, ma quanto tempo hai impiegato? Ci rifletti sulle partite oppure... No, sì, ho visto qualche classifica, poi pure un po' di intuito. Il pronostico che ti ha dato più soddisfazione qual è stato? L'aver indovinato quale partita? Sicuramente la vittoria della mia squadra Valle del Vomano. Lì era insomma... Era naturale che propendessi per la tua. Va bene, Loris, noi ti ringraziamo tanto, ti facciamo i complimenti. Un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie Loris, e riprova. Ci aspettiamo il tuo nuovo pronostico, perché tutti quanti adesso si baseranno sul tuo. Quindi magari mettilo non prestissimo. Va bene, un consiglio. Va bene, ciao, buona Loris. Giornata. Grazie. Ciao. Poi dopo partecipano insomma tutti i ragazzi che giocano, quindi qualche allenatore ci ha detto che va a vedere insomma per capire qual è l'umore, il sentore degli altri sulla propria situazione, insomma come sono visti. Il sentimento. Non nascondo che anch'io vado a vedere quando, ma più che altro vedere gli amici che puntano contro. È simpatico, devo dire, una bellissima idea. Bravo a Loris e bravi tutti voi che partecipate, e soprattutto ringraziamo ancora una volta Madre Natura, che da ormai 3-4 stagioni non si stanca di essere nostro partner. Alla fine vi sottoporrete anche voi alla nuova goleadina. Ma adesso vediamoci il quadro di risultati, così apriamo il discorso con prima, seconda e terza categoria. Settimana prossima ritorneremo con un focus più approfondito sulla promozione. C'è il big match tra Mociano e Penne, che è un match molto molto importante. Mociano che poi ha
inaugurato un nuovo impianto in sintetico proprio nell'ultima domenica, bellissimo il servizio anche realizzato da Supergel. Questa invece era la quarta giornata di prima categoria, ecco i risultati: Atletico Lempa Santa Croce 1-0, Casoli Sibi 3-0, ha portato bene l'ospitata Mister Di Massimo della settimana scorsa, Castagneto Nepezzano 0-1, Castrum Insula 1-2, Teramo Stazione Atletico Teramo 1-2, continua la sfida iniziata lo scorso anno tra Teramo Stazione e Atletico Teramo, Torricella Lions Villa 1-1, e bella vittoria casalinga dell'Università Roseto contro il Cellino per 3-0. La classifica è guidata da due squadre, Università Roseto e Casoli, entrambe a punteggio pieno a 12, segue la Castrum a 9 assieme al Teramo Stazione, 7 Castagneto Nepezzano, 6 Atletico Lempa e Insula, 5 Torricella, 3 Atletico Teramo, 2 Cellino e Lionsville, ancora a secco di punti Santa Croce e Silvi. Ricordiamo anche il punteggio del calciolato inserito nell'altro girone, 1-1 contro la Virtus Pescara, però nel finale anche in 10, quindi un punto assolutamente positivo per la squadra di italiani. Scendiamo in seconda categoria, girone D, anche qui quarta giornata. Basciano Pontevomano Martinsicuro 1-3, Bellante Bisenti 4-2, Campli Nereto 3-3, partita pirotecnica, Matteo Olivieri era presente fino allo 0-3. Fino allo 0-3 il primo tempo, sì, non pensavo... Sei andato via non perché pensassi che la partita fosse finita, che dovevi andare... No, sì, dovevo andare poi con la squadra... Dovevi andare a giocare, quindi... Ad Atri, quindi... Poi ci dirà insomma come hai visto quella, sì, quella parte, quello spicchio di... di gara. Cologna Miano 2-0, Cortino Collaterrato 3-0, Adranus Real Castellalto 2-0, e qui ci dovete un po' raccontare quello che è successo domenica. Paterno Tofo San Nicolese 4-0, ha riposato il controguerra. La classifica guidata dal Nereto, non a punteggio pieno ma solo in classifica, a 10, 9 per il Cologna, 8 il Campli, 7 Cortino Adranus Real Castellalto, 6 Bellante Controguerra Paterno Tofo, 4 Martinsicuro, 3 Bisenti Miano, 2 San Nicolese, 1 Basciano Pontevomano, ancora 0 il Colleatterrato. Scendiamo in terza categoria, eccola qua, la terza giornata, Atletico Tortoreto Sant'89 2-0, anche qui c'è stato un ritorno del Tortoreto nel suo, diciamo, impianto comunale di Tortoreto Alto, quindi è stata una bella festa, ho visto le immagini, auguri anche al Tortoreto che ha tanta fame di calcio, sì, dopo ormai sono tanti anni in cui non giocavano più in impianti del proprio comune. Casemolino Tossicia 0-1, Cerchiara Real Pineto 1-0, Corropoli Castelli 2-1, Nuova Toranese Mocianesi 0-3, Piano Grande a Rocca Santa Maria 0-1, questo probabilmente era il big match di giornata con due squadre a punteggio pieno fino alla scorsa giornata, Polisportiva Pineto 2023 Poggese 3-2, chiude il colpo della Valle del Vomano sul campo della Virtus Roseto per 2-1. La classifica è guidata dal Corropoli assieme a Rocca Santa Maria che guidano con 9 lunghezze, 7 Cerchiara, 6 Nuova Toranese, Piano Grande, Polisportiva Pinetum, Tossicia e Valle del Vomano, 4 Virtus Roseto, 3 Atletic Tortoreto, i Mocianesi, 2 Poggese, 1 Casemolino e Castelli, a 0 punti Real Pineto e Sant'89. Allora iniziamo ora a parlare di questa caduta, ma velocemente, perché poi voglio parlare in realtà della stagione del Real Castellalto, non voglio ridurre il vostro campionato, il vostro entusiasmo, che comunque si evince, ridurlo a 90 minuti domenica, quindi partiamo, ecco, togliamoci il dente, mister, con quello che è accaduto domenica, ci può stare, inizio stagione, domenica storta, dicevi, no? Sì, ci può stare, al di là dei meriti dell'avversario, perché è troppo semplice dire tutto sbagliato noi, però è stata una prestazione nettamente sottotono rispetto all'avvio di stagione. Inaspettato, perché venivamo appunto da un inizio incoraggiante, con risultati importanti e contro avversari importanti, perché quest'anno il nostro girone è ben assortito, non ci sono squadre materasso, quindi bisogna stare attenti con tutte. Ci sono squadre naturalmente che puntano al salto di categoria, però c'è un bel equilibrio verso l'alto. Dove l'avete persa la partita? Ma
dal mio punto di vista proprio mentalmente, cioè loro hanno avuto voglia di vincere, ci sono riusciti con semplicità perché non abbiamo proprio opposto resistenza. Comunque c'è stato tutto il tempo per recuperare, perché fino a, diciamo, l'ottantesimo si stava sul punteggio di 1-0, però potevamo, come si dice, giocare giorni e quella partita non l'avremmo mai ripresa. Al di là, ripeto, dei meriti di una squadra ben attrezzata, tosta, che ha fatto il suo, ha vinto sicuramente meritatamente, non ci sono nulla da recriminare. Matteo credo fosse in campo, sì, difensore centrale, in campo, sì. Quindi dal campo come l'hai vista? Allora, sicuramente loro sono una squadra tosta, una squadra dove corrono tanto fisica, quindi ci hanno messo in difficoltà, molto in difficoltà sotto l'aspetto fisico, e credo che noi, ecco, l'approccio anche nostro mentale sia stato sottotono, quindi ci hanno messo molto in difficoltà. Forse i 7 punti dopo le prime 3 giornate possono avere a che fare con questo approccio? Così non credo, perché sapevamo che andavamo a incontrare una squadra abbastanza forte, importante, quindi non è che sottovalutiamo così tanto l'avversario. Domenica storta, domenica no, ripartiremo proprio da lì, dalla sconfitta. Ecco, per ripartire torniamo alle settimane precedenti, perché l'inizio di campionato era stato importante. Dicevamo anche prima di cominciare la puntata, mister, quest'anno forse hai anche una rosa più ampia rispetto a quella dell'anno scorso, quindi i presupposti per fare bene ci sono tutti, e le prime giornate al cospetto di avversari di livello l'avevate poi dimostrato poi sul campo di reggere l'impatto, sì, con chiunque, no? Sì, sì, io sono ancora convinto, non è che una sconfitta ci può far cadere tutte le idee. Quest'anno una rosa lunga e devo dire competitiva per quello che le nostre ambizioni, e mi trovo ogni domenica in difficoltà a mandare, non so, in tribuna qualcuno, non far giocare altri. Ci sta, non me l'aspettavo, perché comunque c'è entusiasmo, ci si allena bene, ci alleniamo in tanti, cosa che negli ultimi anni non c'era successo, anche gli ultimi anni che abbiamo fatto in prima categoria. E quindi è stato un po' inaspettato, però giustamente siamo in seconda categoria, ci sono tanti fattori che possono influenzare la prestazione. Come ha detto Matteo, ripartiamo dalla sconfitta che ci possa servire, insomma, di lezione. Tu quest'anno non giochi, no? No, mi alleno perché dovesse servire, però no. La spazio è giovane. Non anche hai se... ancora appeso le scarpette? No. Anche se in campo con noi c'è una leggenda per Castellalto, che è il capitano Marco Di Felice, è alla soglia dei 50 che è ancora lì a combattere. Però abbiamo preparato anche nella seconda parte qualche, insomma, sorpresa fotografica, e Marco è uno di questi perché merita almeno, ecco, una sottolineatura, un tributo, perché è un esempio. È un esempio per come si allena, per i più giovani. Avere lui in squadra è veramente un bene per tutti. Matteo, nelle prime 3 giornate, 2 vittorie e 1 pareggio, una, sì, vittoria anche con un tuo timbro, sì, non scontato, dato che sei difensore, non so se è andato a saltare, da palla inattiva, non so com'è. Da uno sviluppo di un calcio d'angolo, una palla ribattuta messa fuori, fuori area. Non ci credeva nessuno, Angelo. Non c'è il vizietto del gol? Di testa sì, ma di piede. Di piede è difficile. Più difficile, sì, quindi no, è andata bene, sono stato anche fortunato, c'è da dire questo, quindi bene. Beh, poi l'annata sei un calciatore esperto, Matteo, no? Hai giocato, sì, diciamo, sì, prima, sì, in tante, sì, tante realtà. Sono, quest'anno la squadra, insomma... Quest'anno la squadra, a mio avviso, è competitiva, è una buona squadra formata da tanti ragazzi, ma più che a livello calcistico, di persone, quindi sono tutti ragazzi che si sono ambientati, tutti ragazzi veramente per bene. Questo va dato anche merito alla società, che ogni anno riesce a trovare, al di là del calciatore, la persona. Noi sì, veniamo da un gruppo di già formato di amici, saremo una decina di persone del vecchio gruppo, però poi con i vari innesti
ecco, ripeto, al di là del calciatore è la persona, quindi siamo una squadra affiatata e credo anche competitiva, però poi il campo deciderà, sarà sì, dare il verdetto esatto finale. Allora, allarghiamo un po' l'orizzonte a tutte le squadre di seconda categoria, partiamo dal vostro campionato in questa prima parte di Goleada. C'è il Nereto, diciamolo subito, l'hanno certo, detto sì, tutti, sì, lo sappiamo, insomma. Non, ma credo anche loro lo sanno. Anche loro, ma la classifica lo dice, non lo c'è, sì, sicuramente, non c'è sì, sì, sì. È chiaro, Matteo Olivieri era a vedere Campli Nereto, non primo una tempo squadretta contro il Nereto, Campli. No. È una signora squadra di mister di Giuseppe Antonio, primo tempo 0-3 credo, no, già dal primo tempo. 0-3, sì. 0-3. Finito il primo tempo 0-3, poi gol di Porco, fatto un paio sì, di gol, credo. Porco su punizione il secondo, il primo di Bontà e poi Porco il terzo gol. Sì, un paio gol, di gol sì. Matteo, sì, sì, doppietto, Porco. Sì. Tutti i giocatori che a poco hanno a che fare con la categoria, con queste categorie, poi il Campli è riuscito a fare questa impresa, perché un'impresa, poi certo, con 0-3, con una squadra così forte, ha dato morale a se stessa e forse anche alle altre, no? Certo, perché nulla è per scontato, il bello del calcio è questo, che non c'è nulla per scontato. È vero, il Nereto ha una rosa importantissima per la categoria, ma le altre squadre che ho citato, Campli, Cologna, ma Bellante, ma come ho detto tutte, quest'anno veramente c'è un bel livello, possono dire la loro. Poi ci sono campi più caldi, quelli che forse ancora poi non sono neanche in sintetico, dove andare lì e portare a casa dei punti sarà difficile. Sarà secondo me una delle stagioni più belle degli ultimi anni seconda categoria, penso. Matteo, tu, sì, la tua esperienza, questo è un campionato... è un dove campionato... bisognerà lavorare sotto quale punto di vista ambientale, tecnico, calarsi nella categoria, ecco, per i giocatori anche di maggior qualità. Sicuramente il livello tecnico in una squadra fa tanto, sicuro, però dove secondo me tante volte si sottovaluta è proprio l'aspetto del gruppo di una squadra che fa tanto, va a sopperire tante volte il deficit tecnico con le altre squadre e poi una buona dose di fortuna che quella non guasta negli mai, negli infortuni anche, esatto, nello sviluppo della sì, partita, esatto, esatto, però alla lunga insomma meno alla che... lunga sì, l'aspetto tecnico paga, però non è dato mai nulla per scontato. Ovviamente il Nereto è un organico che non invidia adesso voi siete un po' parte in causa, però tralasciando la vostra squadra, se doveste fare un nome su chi può contendere da vicino un po' il campionato a Nereto, chi potrebbe essere, escluso il Real Castellano? Allora, io a inizio anno pensavo al Cologna, perché era già una bella squadra l'anno scorso, ha fatto degli innesti importanti, appunto la nostra vittoria... Avvalora sicuramente sì, perché per me era la squadra prima che di sapere gli acquisti del Nereto che avevo messo lì in pole position. Poi mai dire mai, c'è anche il Paterno che lotterà sicuramente per i primi posti e poi vedremo strada facendo quello che ci dirà il campionato. Sì. Matteo, delle squadre affrontate finora chi ti ha fatto una impressione più favorevole? Allora, va bene, tra le due che abbiamo, cioè per me Campli e Cologna sono le due squadre che saranno in alto. Sì, saranno sicuramente in alto. Cologna mi ha fatto un'ottima impressione, un'ottima squadra, secondo me con un ottimo allenatore, una buona società, quindi, però anche il Campli, cioè, è costruita per stare lì sopra, è costruita per vincere, quindi vedremo alla lunga vedremo l'esito del campionato. Dopo queste prime quattro giornate è una squadra che forse si pensava potesse avere qualche punto in più, un pochino in ritardo di classifica, ma può essere un po'... Vabbè, chi sta sotto sicuro si aspettava qualcosa in più, un collaterrato che è sempre un campo difficile, ancora zero punti, forse fa un po' strano, però poi ecco, ogni partita ha una storia a sé, quindi non avendo riscontro visivo non possiamo dire, forse ecco adesso che vedo la San Nicolese che abbiamo affrontato in Coppa,
Secondo me poteva avere qualche punto in più perché è una buona squadra di giovani, molto giovane. Anche il Basciano Pontedomano, una squadra che l'anno scorso ha fatto un campionato di alta sì, classifica. Però no? Ecco, è andato via il mister con giocatori importanti, hanno pezzato. La situazione. Un po' è cambiata, non si può nascondere. Il Miano, che anno può essere questo del Miano? Ma io mi auguro per loro sia l'anno della rinascita, perché dopo la scalata in promozione non è facile. Poi ecco, ci siamo passati anche noi il campo e le strutture, quindi quest'anno rigiocano nel loro impianto e secondo me risarà quella squadra che per tanti anni ha dato il filo a torcere a tutti. Glielo auguriamo sì. Al Miano, grande simpatia sì, penso sì, da parte sì. Di tutti per questa squadra teramana. Ci fermiamo soltanto qualche minuto e poi una seconda parte ricca, perché dobbiamo parlare ancora di prima, di terza categoria, poi pagina ancora fotografica per correre a Castellalto e goleadina finale, perché adesso Loris Reginelli ha subito degli sfidanti qui belli, belli caldi. A tra pochissimo. Seconda parte di goleada in compagnia degli amici del Real Castellalto, il tecnico Domenico Rocci e il calciatore, il difensore Matteo Olivieri. Nella prima parte abbiamo visto un po' il campionato della seconda D, il campionato in cui è inserito anche il Real Castellalto, ottimo inizio, 7 punti dopo 4 partite, comunque sono un buon botto, considerando anche il fatto che avete incontrato squadre, sì. Squadre forti. Real Castellalto, che è una squadra ormai che conosciuta, molto conosciuta, no? Voi avete fatto anche la prima, avete già festeggiato un campionato di seconda, poi siete discesi, l'anno scorso avete fatto un campionato un po' di media classifica e quest'anno ripartite con entusiasmo rinnovato, però è una società che esiste perché c'è un gruppo di persone che da anni comunque tira la carretta, come sì. Si vuol dire, Domenico. Sì, un gruppo di amici, perché poi ecco siamo tutti coetanei, a partire dal presidente Marco De Iulis, al direttore Timoteo Massimiliano, Loreto Rastelli, da tutti chiamato Mario, e il mio collaboratore, dirigente un po' Tony Rondolone, poi ai vari di Mattia Alessio che diciamo, qualcuno è poi collante, nella carrellata fotografica ce l'abbiamo. È collante con tutti, il nostro ecco uomo immagine Alessio. Poi c'è Mattia Cantoro, giovanissimo, che subito si è appassionato del nostro progetto, Carlo Santucci, Marco Timoteo, Demis D'Ignazio e non vorrei scordarmi Alessandro Di Marco, il Petrucco, per chi molti non lo conoscono solo col soprannome. Marco Timoteo. Marco Timoteo, sì. È un bel gruppo, siete un bel gruppo, sì, tutti amici d'infanzia che crescendo abbiamo riportato un po' un interesse nel paese, nel nostro piccolo paese. Cerchiamo di divertirci con poco, perché ecco, in queste qui non ci sono figure imprenditoriali che possono aiutare in tanto. Loro si danno, devo dire, tanto tanto da fare. Lavoro cioè quella rassegna estiva, quello è collegato un po' a... No, quella no, poi ci aiuta perché lì è... Un'altra associazione che l'organizza. Un'altra associazione che ci sta. A volte sono delle ASD sportive sì, che si finanziano anche. Sì, noi abbiamo fatto un piccolo torneo rionale quest'estate per ripartire un po' con un gruzzoletto di soldi. È ben riuscito perché poi tutti amici dei paesi limitrofi lì tra le frazioni partecipano. Cerchiamo di darci da fare con questo per portare avanti questo nostro giocattolino. È invidiabile, invidiabile perché poi. È un'isola felice, no? Si sta bene, come ha detto anche Matteo, che qualche piazza l'ha girata, ma credo non perché sei di Villa Torre, ma lì a Carrea Castellalto non manca nulla, insomma, per divertirsi. No, poi zero pressioni, quindi ecco, c'è più un rapporto di amicizia che un rapporto proprio a livello calcistico, quindi qualsiasi problema ci si aiuta per risolverlo. Ecco, ti ripeto, zero pressioni, quindi si sta veramente bene. L'unica difficoltà ce l'ha il mister, quando poi l'ha detto prima, deve mandare qualche ragazzo in tribuna o non far giocare magari qualche altro, perché poi l'amicizia, insomma, uno vorrebbe accontentare tutti, chiaramente. No? Il difetto di allenare una squadra di amici esatto. Sta qui. Fare queste scelte che è dura, perché poi quest'anno, devo dire, lo meritano tutti di poter scendere in campo, cioè.
sto cercando di dare minutaggio un po' a tutti, però capisco che quando uno è fuori un po' il broncio si nota. Dovrebbe aumentare a 7, facciamo la proposta. Sì, infatti, vai, in queste categorie... Siamo andati a 5, adesso saliamo a 7. È stata una conquista 5, però penso che sì, non sarebbe non male. Bastano, non bastano. No. Allora, andiamocene un po' in prima categoria, qualche minuto la prima, qualche minuto la terza categoria per la prima volta, poi non ne abbiamo parlato nelle scorse settimane. Questa è un po' la prima di quest'anno. Da come è emerso nelle prime puntate, sembrerebbe, insomma... non esserci una squadra ammazza campionato, sì. Al netto della forza dell'Università Roseto, che comunque è una squadra, adesso ditemi anche voi, un gruppo consolidato dal mister già negli anni a Guardia Romano, quindi con l'aggiunta di altri calciatori importanti per la categoria, il Casoli che con il ritorno del il mago sta sempre lì. Sorpresi questa domenica la sconfitta in casalinga di Castagneto e Teramo Stazione, devo dire, anche se a Nepezzano, con, come dicevo prima, il mister, dopo la bella annata con la Simponte Romano, è andato a fare le fortune. Le fortune Nepezzano, che aveva vissuto gli ultimi anni un po' di sofferenza, io sono convinto che riuscirà a fare un campionato degno. Partito bene, 7 punti, insomma. Ottimo. Ottima partenza, belle prestazioni. Sì, spero il Cellino, sai, una società amica di tutti. Di tutti, sì, sono tanti amici che possa. Penso che sia penalizzata un po' dal campo. Ha una bella squadra, molto tecnica. Il loro campo penso che l'obiettivo non l'agevola. L'obiettivo sia la salvezza del Cellino, sì, no? Sì, quindi sì, insomma, sì. L'obiettivo è lì, che lotteranno con tutte le energie insieme ad altre squadre. Credo che non dovrebbero avere problemi. Abbiamo fatto anche un amichevole, una bella squadra. Manca la vittoria per far partire come il motore. Sì. No, c'è l'Insula che ha fatto, insomma, una bella vittoria, anche un po' inaspettata, dopo un inizio così in casa della Castrum, che era punteggio pieno fino a quel momento. Tu hai detto della vittoria dell'Atletico Teramo, che la continua prima. A essere la bestia nera del Teramo Stazione, partito anch'esso fortissimo. E poi c'è questo Nepezzano che non l'ho messo io nella golearina, perché davo, insomma, un favore netto alla squadra di casa comunque. E invece il Nepezzano è andato a fare una vittoria di prestigio. Quindi ribadiamo che il campo non ha nulla di scontato, le partite vanno giocate con grande impegno e poi si partita accetta. Partita sentitissima anche il derby di Favale, perché poi Atletico Lempa e Santa Croce, il derby di Civitella, il derby di Civitella, Favale, l'altra squadra di Civitella, sono 3 squadre, il Comune di Civitella, una Santa Croce forse quest'anno due, un po' in difficoltà. Santa Croce è un pochino andato via qualche pezzo importante, uno credo proprio Ippoliti, Lorenzo, è andato proprio Atletico Lempa e oggi, cioè domenica sono incontrati in questo derby che ha vinto la squadra di mister Nardini. Matteo Olivieri, segui con interesse, oltre che andare a vedere qualche partita di seconda? Un po' di meno, però sì, vabbè, il calcio dilettantistico teramano, sì, lo seguiamo. No, questo è un bel campionato, sì, devo bel dire campionato, che sì. La prima categoria negli ultimi anni non ha mai deluso. No, io poi credo che si stia già delineando, insomma, più o meno la classifica. Roseto e Casoli, secondo me, faranno un testa a testa lì sopra alla classifica. Castagneto, che è abituato a stare in quelle posizioni di classifica, e dopo niente. Si è delineata già, secondo me, una possibile classifica. Silvia ha cambiato allenatore, 0 punti, queste sconfitte sono costate la panchina, e ha subentrato il nuovo tecnico degli Adriatici, dei Silvaroli, e Tiziano Di Sidoro, quindi comunicato credo di ieri, già iniziano a cambiare allenatore, quindi certezza, esatto, anche perché si corre di pari. Sì, Silvio è una piazza che non merita, anche la prima categoria sta stretta, stare lì sotto penso che si risolleverà, si è preso questo grande mister, insomma, che grande esperienza, e poi penso che anche il Teramo Stazione, secondo me, possa dire la sua, perché è allenata bene dal amico Guido Azzari, squadra già competitiva l'anno scorso, ma
rispetto agli ultimi anni penso che anche qui vedremo un bel campionato, non essendoci l'ammazza campionato. Io dico sempre se questo, giocano. Negli ultimi anni chi sale da questo campionato poi non ha tante difficoltà in promozione. L'ultimo esempio è il Varano, quest'anno sta facendo risultati importanti con il blocco che era quello dello scorso anno. Quindi questo è un campionato così competitivo e così equilibrato verso l'alto che poi lo scotto con la promozione che uno potrebbe pensare è minimo, poi invece tra promozione e eccellenza è il primo blocco un po' più alto, è un bel salto. Promozione eccellenza, sì. Allora, andiamoci a vedere anche la terza categoria, dicevamo domenica con un primo scontro diretto, anche se dopo due giornate chiaramente è ancora prematuro fare ipotesi di squadre che poi rimarranno in alta classifica, però insomma abbiamo detto vittoria importante del Tortoredo che inaugurava il suo nuovo campo, 0 punti ancora per la Santa 89. Voi credo vi allenate lo stesso campo del Casemolino, conoscete un po' la realtà, però non combaciamo perché qualche amichevole ogni tanto magari può darsi. Però ecco, sorprende perché comunque so che ha allestito un'ottima squadra e ancora non riesce anche lì sono stati problemi del mister, se n'è andato, sì, già hanno avuto è andato via il mister, sì, di Filippo. E poi ecco, al momento il Corropoli è una squadra che era chiacchierata anche in sede di vigilia e sta per il momento rispettando i pronostici con 3 vittorie su 3. Rocca Santa Maria anche viene da una vittoria importante, 3 insomma bottini pieni. Poi c'è Cerchiara, sta segnando come un ragazzino Betty. Simone, quindi, la seconda giovinezza è andato in terza a Cerchiara per insomma quel rispolverare quelle doti da bomber che probabilmente lui ha sempre avuto. Nuova Toranese è un'altra squadra che non mi aspettavo una sconfitta 0-3 in casa contro i Mocianesi, perché non Toranese è una squadra importante. Poi sono queste nuove realtà, no? Che fa sempre piacere, Piano Grande, Polisportiva Pinetum, anche la Virtus Roseto che nell'ultimo turno è uscita sconfitta nella partita casalinga contro la Valle del Vomano, sì, di mister Ettore Rocci. Una società a me molto vicina, tutti amici, ho visto il loro esordio con il Tossicia, perso sfortunatamente 2-1, però sono sicuro che alla fine con Ettore la squadra sarà nei piani. Ottima squadra, un po' una rosa forse un po' corta, però altrimenti ben allestita, quindi fino a che non ci sarà il mercato di riparazione bisogna incrociare le dita sulle varie problematiche che possono succedere. Loro hanno perso Nico Reginelli, il fratello di Loris, un infortunio importante, e lui era diciamo un pezzo pregiato della squadra, sì. Matteo riesce a seguire anche la terza? Abbastanza. Un pochino di me. Poi vabbè, tanti li conosci perché sono anche, conosci più persone, quindi amici che giocano in varie squadre. Mi sorprende il Casemolino che sta momentaneamente un po' in difficoltà, ma io credo che per la squadra che ha allestito si ritroverà sicuramente a recuperare la strada persa, quindi sono sicuro di questo. Qui in questo campionato, se dovete fare un nome, vi chiedo un nome per il salto di categoria. Io spero la Valle, anche se ecco, non è partita con i favori dei pronostici, però c'è anche, ecco, come hai detto prima tu, il Corropoli so che ha allestito un'ottima squadra. Anche Rocca Santa Maria secondo me ha un'ottima squadra, ben allestita, a pure l'anno scorso non ha fatto male, quindi credo che quest'anno possa dire la sua, ecco. Può essere l'anno del Rocca Santa Maria, parleremo tanto anche di terza categoria, non vogliamo lasciare nessun campionato come è nostro solito in questi anni di goleada, ma ora andiamo a queste, non tantissime perché voi non siete troppo social, soprattutto Matteo, ho fatto fatica anche a cercare la tua persona poco perché social. Siete in tantissimi, sì, che vi chiamate poi così. Io proprio poco social, tu proprio quasi zero social. La società c'è Alessio Di Mattia, no, la società infatti quasi tutte le foto le ho prese insomma dalla pagina societaria ben curata da Alessio Di Mattia, che salutiamo e ringraziamo. E la prima foto c'è proprio Alessio. Sì, questa è proprio la manifestazione di quest'estate, il torneo,
con ecco, Toni, Cesare Di Saverio, che è un altro giocatore. Dei pezzi storici di questa. Di questo Cesare è arrivato con noi l'anno scorso. Ah, lui era un pezzo pregiato del Casemolino. Del Casemolino, già. L'avete strappato al Casemolino. Sì, l'abbiamo strappato a Casemolino, infatti, vedi, non ha più i capelli proprio per questo. lì un po' tutti e tre, il trio. Toni e Alessio sono insomma. Sì, storia del Castellalto proprio dal 2003. Questa è in occasione della. I ricordi più belli. Questa, se non mi sbaglio, la vittoria della terza categoria. Che voi avete vinto due campionati. Sì, terza categoria e seconda. Avete vinto due vittorie, sono stati campionati. Sì. E questo ci dà insomma modo di ricordare quelle vittorie, no? Quindi quelle giornate, quelle stagioni. Questo è proprio a discapito del Casemolino, dove c'era Matteo. Purtroppo in quel periodo aveva sbagliato spogliatoio. Però ricordi fantastici, perché qui proprio inaspettato. Qui l'anno dopo gli amatori, nessuno mai si sarebbe immaginato la vittoria del campionato. Quella di seconda invece? Quella di seconda, Matteo aveva preso la porta giusta, okay, lo spogliatoio, quindi. C'era anche lui. Ha fatto alzare un trofeo domenica, mi ha fatto divertire. Quindi. La terza gli hai lasciata. Poi la terza gliel'ho lasciata, sì. Era inaspettato, però dopo alla fine l'ho dovuto lasciare per forza di cose. No, sono due ricordi che veramente mi porto dentro. Poi la seconda fu inaspettata noi, perché partimmo in sordina dopo. La voglia di far bene, ma di vincere non se ne parlava. Poi strada facendo siamo stati lì sopra. Abbiamo tremato un po' alla fine, però poi meritatamente, io penso meritatamente, poi abbiamo vinto. Da giocatore. Sì, lì è il giocatore. Il giocatore allenava quella squadra? No, giocatore allenatore. Ah, già lì ero, perché cominciavo ad avere una certa età. Però senza i miei gol, purtroppo, i ragazzi. No. Record di marcature tu hai in una stagione? Ma io ai tempi di Trecanzano, in prima, tanti anni fa, 15, 16. Quindi sì, sì. L'anno della terza pure 16 gol, però poi c'era il bomber Scarpone Paolo che faceva il resto. Si ricorda, sì. Sì, speriamo che si ricorda anche quest'anno, che gioca ancora. Abbiamo ancora altre immagini del Real Castellalto, anche pezzi pregiati, ecco, questa è l'ultima partita dell'anno scorso, ecco come si vede. Molto cambiato il gruppo l'anno scorso? Ma lo storico no, qualche ragazzo abbiamo perso, perché l'anno scorso poi ci sono stati anche molti infortuni che hanno ristretto la rosa. Qui ecco, sono andati via un paio a Bellante, e il resto siamo tutti. Campionato tranquillo, insomma. Sì, potevamo far meglio, però ecco, infortuni gravi ci hanno limitato tantissimo l'anno scorso, però ecco, non è che potevamo fare molto di più. Poi il campo non era sempre lo stesso, gli allenamenti. Sono stati anni difficili, quest'anno ecco, col nuovo impianto speriamo di recuperare tutto. Abbiamo anche qualche singolo, insomma, partiamo dal mister, anche perché fascia di capitano ti manca, no? Tu sei. No, quando l'hai fatta con la fascia di capitano al braccio? Ma con la fascia devo dire non tante, la lasciavo agli altri. Leader silenzioso. Leader silenzioso, sì. Ma qui era. Questa è la prima partita di seconda categoria dopo la vittoria al campionato con il Bisenti. Mi ricordo vittoria, sì. Ma la fascia, perché lui era uno che protestava tanto, quindi non è che. Quindi il miss, giustamente. Esatto, la fascia. Capito? Magari qualche ammonizione di meno te la concede l'arbitro. No, vabbè, a parte questo, grande mancino, grande. Sì, la qualità, scambiatevi la miglior qualità calcistica e anche da allenatore. Matteo, partiamo con Domenico. Allora, da allenatore sicuramente un allenatore preparato e aperto al dialogo. E calcistica di Domenico? Vabbè, calcistica tecnicamente il mancino di Domenico è. Si vede raramente. Sì, raramente. La mette dove l'ottimo vuole. Mancino. Sì, mi ricordo un gol da centrocampo, sì, se non sbaglio. Sì, ho una qualità balistica notevole. Domenico, invece Matteo, non possiamo dire ancora da allenatore, non so quello che farai. No, Matteo è un pezzo importante per la nostra squadra, perché riesce anche un po' a stimolare i compagni, poi un giocatore duro, di testa, anche se non è altissimo, le becca tutte. Infatti il vizietto del gol era
proprio sul colpo di testa. Quest'anno ci ha deliziato anche con i piedi. Giocatore importante per noi. E di giocatori importanti qualche altro, insomma, ne avete? Ne abbiamo, penso, individuati un paio. Uno non poteva che essere Marco Di Felice, no? L'avete già detto voi. Per noi è una leggenda. Una leggenda perché è un ragazzo di quasi 50 anni che non salta un allenamento, ma poi vorrei... cioè la qualità come si allena fa la differenza. Col suo piede ancora abbastanza caldo, sicuramente ci darà una mano. Spero per lui che non sia l'ultimo anno, però grande, grande giocatore, ma grande persona. Perché un cinquantenne che si mette con i ragazzini... con i ragazzini di oggi non è semplice, invece lui ecco, è un altro leader silenzioso, forse più da me, si riesce a far rispettare senza alzare mai la voce. Oltre a Marco c'è anche qualche altro pezzo storico e anche qualche novità, sì, un pezzo storico è una novità, questo l'hai detto prima, sì. Insomma. Il Real, sì, lui è un pezzo storico. Eh sì, quanti gol avrà fatto una marea con il Castellato? Sì, lui li conta, ma conta anche quelli del giovedì, purtroppo. Il campionato? 33, sì, sì, ricordo, sì, 33, sì, anch'io. Sì, sì. Sì, ma lui è il nostro bomber per eccellenza, mi fa arrabbiare tante volte, perché vuole, cioè, l'attaccante che vuole andare a sembrare, sì, però da un lato ci è stanno, proprio il suo pregio che gli ha fatto fare tutti quei gol. Poi lui è stato uno dei fondatori, sì, dei fondatori del Real, ce l'ha anche tatuato, quindi... Sì, la sente, diciamo, sente la maglia, ma devo dire che un po' tutti i ragazzi quando arrivano da noi sentono il peso della maglia del Real, perché è proprio una famiglia. Viviamo con un giovane, con un nuovo arrivato che è stato anche Matteo, beh, eccolo qui presente. No, questo è complimenti anche a Alessio, di Matteo, perché sono poche le squadre di secondo. Sì, no, ma Alessio... Forse siete voi la squadra per eccellenza che dimostra una bellissima comunicazione, no? Sì, anche sì, Alessio. È un appassionato, queste, anche, quindi... c'è anche il nostro terzo portiere Cristiano, giovanissimo, che gli piace tanto la fotografia. Sono... Non mi manca nulla, no, non ci manca nulla. Tutti i ruoli. C'era, sì, credo, l'ultima di un nuovo arrivato, che è un ragazzo importante, già si è messo in luce con qualche marcatura, che siete riusciti, insomma, alla fine del mercato. Ecco, sì, proprio Alessandro, Timuzzi. L'ultimo giorno di mercato è colpo stato alla Galliani, alla gara del Condor Timoteo. Non ce l'aspettavamo più e poi invece è arrivato, si è fatto subito sentire, ma la cosa, come diceva Matteo, si è fatto sentire come persona, ragazzo eccezionale, quindi non può, secondo me, nella nostra famiglia farà molto molto perfetto. Chiudiamo la pagina rassegna fotografica e apriamo quella della goleadina, perché abbiamo 3 minuti e mezzo per pronosticare, per andare così, per provare a scalare. Le vette dell'Olimpo, dove adesso c'è Loris Reginelli. Questa è una prossima locandina, sono insomma in rampa di lancio un po' tutte le serate di Madre Natura. Questa è una delle prossime, credo il venerdì, credo, sì, venerdì sera, 20 ottobre. Grazie ancora a Madre Natura, una cena anche per il migliore, non bisogna fare 8, perché ci è riuscito Loris, l'abbiamo omaggiato anche con un intervento in trasmissione, ma basta essere più bravo di tutti i partecipanti settimanali. Queste sono le partite, partiamo con i pronostici. Adria Varano, prima Domenico e poi Matteo, o il contrario, come volete voi. 1x2. Ma è nostro caso. Ma sono partite bene tutte e due. Guarda, conosco un po' più il Varano, quindi vado sul 2, anche perché Domenica forse ha lasciato qualcosa in campo con quel rigore sbagliato e penso che possa andare ad Adria a recuperare i punti persi. Matteo? Io credo che ad Atri sia sempre difficile giocare, quindi io proporrei per un X. Castagneto, Teramo, Stazione, prima categoria. Questa è da tripla. Un po' tutte, no? Un po' tutte. Sì, sì, questa è difficilissima, qui opto per un X. Io invece do fiducia a Castagneto, 1. Riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. Esatto. Insula, Tedico, Lemba. Qui do fiducia all'Insula, dopo il colpo esterno penso che si voglia confermare tra le mura amiche, quindi do un 1. 1 anch'io.
1 Insula. Andiamo con Miano, Basciano, Ponte Romano, sfida di bassa classifica. È dura, questa è dura perché... Derby quasi, no? Sì, quasi. Ma do fiducia. Sì. Do un X. Anche qui un X. Io Basciano. Due per sì. Matteo. Sì. Scendiamo in seconda, non potevo non inserire Real Castellato per misurare il vostro grado di scaramanzia. Real Castellato Paternò. Beh, scaramanzia, allora io passo, mi giochi il jolly. Poi non partecipi. No, vabbè, devo dar fiducia. Voglio vedere una reazione dei miei ragazzi, quindi punto all'uno perché devono dimostrare quel che vale. Messaggio è lanciato. Sì. Sì, dai, proveremo a tutti i costi a portare a casa la vittoria, quindi uno. In una partita non semplice, no, assolutamente no. San Nicolese contro Guerra. Beh, qui è anche qui è difficile, contro Guerra è partito bene, San Nicolese un po' balbettante, opto per l'X. Chiudiamo con terza categoria, Rocca Santa Maria Cerchiara, col big match di terza. Allora, io uno. Vado uno. Sì, uno per entrambi. Sì, sì. Betty non riuscirà a fare... 2-1 e farà gol. 2-1 gol. Mi auguro che Simone si possa... E l'ultimo ha inserito Mociano Penne, perché è una partita veramente importante, questo in promozione, è uno scontro che già può uno valere. Scontro da eccellenza. Esatto. Do fiducia al Mociano, perché con l'impianto nuovo, il mister è una garanzia. Do uno. Uno al Mociano. Sì. X invece, partita un po' più equilibrata per Matteo Olivieri, quindi agli atti abbiamo messo i vostri pronostici. Adesso da domani potrete pronosticare tutti voi, da quando apriremo il post sui social. Grazie a Domenico Roccia e Matteo Olivieri, spero vi siate divertiti in questa retta insieme e buona stagione, in bocca al lupo. Grazie mille e credi. Vive il lupo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento con Goleada. E a mercoledì prossimo, buonanotte.